Io sono Agata, vergine e martire. Ho consacrato la mia mente, la mia anima a Cristo. Ho preservato la mia amata città Catania. Ho dominato il fuoco dell'Etna per la mia patria. Ho sopportato vari supplizi, dallo strappo delle mammelle fino ai carnefici, per testimoniare il nostro cristianesimo e per salvare i miei concittadini devoti. Voi onorerete me, ma prima di me nostro Signore Gesù Cristo. Venite con me, tenetemi la mano, io sono la chiave della vostra salvezza. Allora Quinziano, irato, comandò che fosse condotto al suo tribunale e, sedendo d'ufficio, così cominciò a parlare. Di che condizione sei tu? Agata rispose. Non sono nata libera, ma di nobile famiglia, come l'attesta la mia parentela. Il console Quinziano disse. E se attesti di essere libera e nobile, perché mostri di vivere e vestire da schiava?
perché sono serva di Cristo, per questo mostro di essere schiava. Ma se sei veramente libera e nobile, perché volerti fare schiava? La massima libertà e nobiltà sta qui, nel dimostrare di essere servi di Cristo. E che perciò, noi che disprezziamo la servitù di Cristo e veneriamo gli dèi, non abbiamo la libertà? La vostra libertà vi trascina a tanta schiavitù, che non solo vi fa servi del peccato, ma anche vi sottomette ai legni e alle pietre. Tutto ciò che con pazze parole avrei bestemmiato, severe pene sapranno vendicarlo. Ma prima di passare ai tormenti, dimmi perché disprezzi la santità degli dèi. Non dire degli dèi, ma piuttosto dici dei demoni. Demoni sono infatti, queste la cui immagine voi raffigurate in statue e le cui facce di gesso di marmo coprite d'oro. Scegli ora, a tuo piacere, o da insepiente incorrere in varie pene con i condannati, o da sapiente e nobile, come la natura ti ha fatto. Sacrifica gli dèi onnipotenti, che sono veri dèi, come dimostrano la loro vera divinità. Ti auguro che tua moglie sia quale fu la tua dea venere, e tu sii tale quale fu Giove, tuo Dio. Quinziano, ciò vedendo, comandò che fosse scaffeggiato e gli disse: non ti rischiare a cianciare temerariamente in disprezzo del giudice. Hai detto che sono tuoi dèi, quelli che la vera divinità dimostra di essere tali. Sia dunque tua moglie tale quale Venere e tu come Giove, perché anche voi possiate essere computati nel numero dei vostri dèi. È ben chiaro che tu scegli di soffrire vari tormenti, poiché mi insulti con ripetute difese. Mi meraviglio che tu, uomo saggio, sei giunto a tanta insipienza da stimare i tuoi dèi, quelli la cui vita non vorresti fosse imitata. Da tua moglie è da dire allo stesso tempo che ti fa ingiuria chi ti augura di vivere secondo il loro esempio. Se infatti sono veri dèi, bene, ti ho augurato dicendoti che la tua vita sia tale quale si dice sia stata la loro. Se poi hai in orrore la loro compagnia, sei d'accordo con me? Ed allora dillo chiaro che essi sono tanto pessimi, tanto villissimi, che volendo offendere qualcuno basta augurargli di essere quale fu la escrabile loro vita. Anche questo profluvio di parole, o sacrifica gli dèi o ti farò perire con vari supplizi. Se vi condanno le fiere, questo è l'udir nome di Cristo, si farà mansuete. Se darai alle fiamme, gli angeli del cielo oppresseranno per gioia di salvezza. Se mi darai ferite e percosse, ho dentro di me lo Spirito Santo, che mi darà forza di disprezzare ogni tuo tormento. Allora, Quinziano, volendo il capo, diede ordine di richiudere nel carcere delle grosse, dicendo: pensa bene e pentiti, così potrai sfuggire gli orribili tormenti che ti dileranno tutta. Tu, ministro di Satana, tu pentiti, così potrai scansare i tormenti eterni. Allora, furioso Quinziano comandò che fosse torturata nella mammella e poi le venisse lentamente strappate del tutto. Empio, crudele e disumano tiranno, non ti vergogni di strappare in una donna ciò che tu stesso succhiasti nella madre tua? Ma io ho altre mammelle intatte nell'intimo dell'anima mia, quelle quali nutriscono tutti i miei sentimenti e fin dall'infanzia l'ho consacrata a Cristo Signore. Allora Quinziano ordinò che fosse nuovamente condotta nel carcere e che nessun medico si permettesse di avvicinarla e che non le desse né pane né acqua. Rinchiusa che fu nel carcere, entro che circa la mezzanotte venne un vecchio che era preceduto da un fanciullo con un lume, portando nella mano vari medicamenti, un quale, affermando di essere medico, cominciò a rivolgere queste parole: sebbene lo stolto consolare che abbia afflitto con tormenti corporali, tu con le tue risposte gli hai inflitto più gravi pene. E poiché egli ti ha torturato e fatto strappare il seno, la sua beltà gli è cambiata in fiere e l'anima sua è riservata ad amarezza eterna. E poiché io ero presente quando tu soffrivi tale cose, osservai e mi accorsi che la tua mammella può ricevere cura e salvezza. Allora Agata gli disse: mai ho prestato il mio corpo a medicina terrena e non conviene che perda ora quello che ho conservato fin dalla prima età.
Anch'io sono cristiano e conosco bene l'arte medica. Non voler avere il rossore di me. E che rossore posso io avere di te? Che sei già troppo avanzato in età. E poi, quantunque io sia fanciulla, il mio corpo è talmente lacerato che le mie stesse piaghe non mi lasciano pensare cose di che posso rossire. Ma ti ringrazio, buon padre, perché ti sei degnato avere per me tanta sollecitudine. E ti ripeto che il mio corpo non sarà mai toccato di medicine fatte da uomo. Ma perché non permetti che io ti curi? Perché ho per Salvatore il Signore, Gesù Cristo, il quale con la sola parola cura ogni cosa e la sola sua voce tutto ristora. Questi, se vuole, può rendermi sano. Allora, sorridendo, il vecchio le disse: ed è proprio lui che mi mandò da te. Io non sono che il suo apostolo, e nel nome di lui sappi che devi essere sanata. Ciò detto, disparve dai suoi occhi. Allora, prostandosi in preghiera, Agata disse: ti ringrazio, Signore, Gesù Cristo. Ti sei ricordato di me e mi mandasti il tuo apostolo, che mi ha confortata e risanata le mie membra. Finita la sua preghiera, osservando tutte le ferite del suo corpo, s'accorse che era salva in tutte le sue membra. Infatti, perfino la sua mammella era rifatta. Intanto, per tutta la notte nel carcere, continuò a rifulgere una luce tale che i custodi scapparono impauriti e lasciarono il carcere aperto. Allora le persone che erano chiuse là dentro dicevano ad Agata di scappare. Essa però rispose: lungi da me questo pensiero, che io perda la mia corona e metti in angustia coloro che mi custodivano. Anzi, aiutata dal mio Signore Gesù Cristo, preserverò e testimoniare quello che mi ha fatta salva e che mi ha consolato. Dopo 4 giorni, comandò al Vinziano che fosse nuovamente presentata al suo tribunale e le disse: fino a quando ti farai pazza a resistere agli ordini degli invitti imperatori? Sacrifica gli dèi, se no sappi che sarai sottoposto a più gravi tormenti. Tutte le tue parole sono stolte, benedico. I tuoi comandi appestano persino l'aria. Per questo sei misero e senza intelletto. Chi infatti vorrà invocare in suo aiuto una pietra e non il vero sommo Dio, che sei degnato di curarmi tutte le piaghe da te fatte, perfino di ritornare al mio corpo perfettamente integra la mia mammella. Ma chi è che ti ha curato? Cristo, il Figlio di Dio. Ancora osi nominare Cristo? Io confesso Cristo con le labbra e col cuore, non cesso già mai di invocarlo. Vedrò ora se il tuo Cristo ti curerà. E comandò che fossero sparsi a terra tutti i cocci, e sotto i cocci fossero messi carponi ardenti, e Agata vi fosse rivoltata a corpo nudo. Mentre l'ordine veniva eseguito, subito il luogo dove il santo corpo veniva rivoltato fu scosso e una parte di parete cadde e seppellì il consigliere del giudice, di nome Silvano, e l'amico di lui, di nome Falconio, col consiglio dei quali egli perpetrava scelleratezze. Anche tutta la città di Catania fu scossa dalla veemenza del terremoto, perciò tutti corsero al tribunale del giudice e cominciarono a tumultare grandemente, perché tormentava con empi strazi la santa serva di Dio, e per questo tutti si trovavano in grave pericolo. Allora il Vinziano cercò di scappare, impaurito da un lato dal terremoto e dall'altro dalla sommossa del popolo. Perciò comandò che fosse nuovamente portata nel carcere, ed egli, dandosi alla fuga da una porticina secondaria, lasciò il popolo alle porte. Agata, entrata poi nuovamente nel carcere, allargò le sue braccia al Signore e disse: Signore, che mai creata e custodita dalla mia infanzia, e che nella giovinezza mi hai fatto agire virilmente, che togliessi da me la male del secolo, che preservassi il mio corpo dalla contaminazione, che mi facesti vincere i tormenti del carnefice, il ferro, il fuoco, le catene, che mi donasti fra i tormenti e la virtù della pazienza. Ti prego di accogliere ora il mio spirito, perché è già tempo che io lasci questo mondo. Per tuo comando giunga la tua misericordia.
Dette queste parole, alla presenza di molti, a voce sferrata, rese lo spirito. Ciò, udendo le folle devote, vennero con grande celerità e portando via il corpo di lei, lo riposero in un sepolcro nuovo. Avvenne poi, mentre il suo corpo veniva unto con aromi e con molta cura seppellito, che si avvicinò un giovane vestito di seta, seguito da più di 100 fanciulli, tutti adorni e belli, e nessuno mai prima lo aveva visto in Catania, né dopo alcuno lo vide, né atti si trovò che dicesse di conoscerlo. Questi dunque, venendo, entrò nel luogo dove si non poneva il corpo di lei, e le pose vicino al capo una tavoletta di marmo nella quale c'è scritto: mente santa, spontaneo, onore a Dio e liberazione della patria. Cari miei devoti, io non vi abbandono mai. Voi siete tanti, io ascolto le vostre suppliche d'aiuto. Se qualche miracolo non viene compiuto, è perché Dio ha preservato altro per i suoi figli. È bello sentirvi, vedervi. Mi emoziona molto di vedere la mia amata Catania e vedere i veri devoti, perché non tutti sono veri. Ci sono molte persone che si camuffano in quei sai votivi, ed io, Agata, patrona della città, consacrata a Cristo, che da tutti coloro che si camuffano di non prendervi voi stessi in giro e di non fare falsa testimonianza. Quando io sono con voi, cari miei devoti, vedo, sento che c'è gioia, paura, dolore, tristezza e amarezza. Non temete, io resterò con voi, ma dovete promettermi che sarete con me, in modo che io vi conduca nella corona della gloria di Cristo.